Preghiamo insieme con le parole del parroco di Lourdes, suggerite da Santa Bernardetta. Vergine Santa, nei vostri giorni gloriosi, non dimenticate le tristezze della terra. Date uno sguardo di bontà a coloro che soffrono, che lottano contro le difficoltà e non cessano di immergere le loro labbra nelle amarezze della vita. Abbiate pietà di coloro che si amano e che sono stati separati. Abbiate pietà della solitudine del cuore. Abbiate pietà della debolezza della nostra fede. Abbiate pietà degli oggetti della nostra tenerezza. Abbiate pietà, Vergine Santa, di quelli che piangono, di quelli che pregano, di quelli che temono, e date a tutti la speranza e la pace. Nostra Signora Immacolata di Lourdes, prega per noi. Santa Bernardetta, prega per noi.
Vogliamo adesso recitare insieme la preghiera che sarà la preghiera mariana tipica di questo anno della misericordia, che è il Salve Regina. E attraverso questa preghiera vogliamo affidarci a Maria. Ognuno di noi ha una gioia, ma anche delle prove, delle sofferenze nel proprio cuore. Guardando a questo volto, al volto di nostra madre, vogliamo vedere il volto di Gesù, e nel volto di Maria vogliamo vedere anche il nostro volto. Nei suoi occhi vogliamo contemplare i nostri occhi, tante volte pieni di lacrime. A lei, alla nostra madre comune, alla regina del cielo e della terra, affidiamo le sorti della nostra vita, delle nostre famiglie, della nostra città, della nostra nazione, del mondo intero, della Chiesa. A lei ci affidiamo totalmente, al suo cuore immacolato. Diciamo insieme: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esseri figli di Eva, a te sospiriamo, semente piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo. O Dio, che nella Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi per sua intercessione di venire incontro a te in santità e purezza di spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E prima di ricevere la solenne benedizione del Signore, vogliamo veramente in questo momento ringraziare il Padre Celeste perché ci ha dato la possibilità di celebrare questa bella festa in onore della Madonna. L'abbiamo iniziato da settembre con le 12 stelle in onore di Maria, la novena, ieri una giornata di vigilia, soprattutto di preghiera eucaristica, e poi oggi attraverso la celebrazione della Santa Messa e poi questa bella processione che ha attraversato le strade delle nostre città. Ed è stato soprattutto bello vedere come tanti hanno pregato, soprattutto tanti anziani, tanti ammalati che coperti uscivano per vedere la Madonna, per vedere lei, la Madonna, la nostra madre, la Vergine Immacolata. E allora veramente vogliamo in questo momento ringraziare il Signore, ma ringraziare lei, Maria, perché lei sempre ci accompagna, sempre ci sostiene. Forse qualche volta ci dimentichiamo, non sentiamo la sua presenza, invece lei è sempre con noi, oggi, domani, dopodomani, e sempre, e anche un giorno ci accoglierà in paradiso. E allora veramente bisogna dire con tutto il cuore, finalmente, e viva Maria! Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione, ad ogni invocazione rispondete Amen. Discendo su di voi la grazia di Dio Padre, il cui Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria Immacolata, per salvare il genere umano. Amen. Dimori sempre nei vostri cuori Cristo nostra pace, che in Maria Immacolata attese con gioia nella sua prima venuta. Amen. Lo Spirito Santo vi illumini e vi rinnovi, perché vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode, possiate incontrare il Signore quando verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore e la Vergine Maria con la vostra vita, andate in pace. Amen.